Arriva ad 1 milione di euro grazie al finanziamento di oltre 780.000 da parte della Regione Marche, il fondo del Comune di Fano per il disagio abitativo, che andrà a coprire il 66% delle richieste di aiuto per un contributo per l'affitto. Le domande ammesse per l'anno 2022 sono state 595. Ne ha parlato l'assessore Dimitri Tinti. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Fano fa una scelta importante, una scelta di carattere politico, perché è un grande investimento sulle politiche sociali e un'attenzione importante, significativa, concreta nei confronti delle famiglie che hanno più bisogno, perché tra contributo che arriva dalla Regione sui fondi nazionali e l'importo che mette il Comune arriviamo a circa 1 milione d'euro. Questo ci consente di coprire gran parte, chiaramente non in maniera esaustiva, del fabbisogno, delle domande che sono state presentate. Arriviamo a una copertura del 66%, sapendo che rispetto al 2021 le domande sono quasi raddoppiate, perché nel 2021 le domande ammesse erano 350, mentre nel 2022 le domande ammesse sono state 595, quindi quasi il doppio. Questa si accompagna al fatto che comunque sul tema del disagio abitativo il Comune sta facendo anche altro, perché rispetto agli anni scorsi abbiamo messo più risorse nel fondo di garanzia, nei contributi che vanno a coloro che danno la loro disponibilità per poter ospitare famiglie che sono in emergenza abitativa, famiglie comunque in carico ai servizi sociali, e coloro che con noi hanno fatto delle convenzioni di housing sociale, di co-housing, di housing first, insomma le varie modalità che sono previste. E ci sarebbe su questo, ne approfitto anche di questa occasione, anche per cercare di incentivare appunto la possibilità di avere a disposizione, perché c'è tanto bisogno e ci sono tanti immobili sfitti, di poter avere a disposizione in convenzione col Comune la possibilità di usufruire di questi alloggi, perché di situazioni di fragilità e di vulnerabilità ce ne sono ancora tante.